Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo episodio di Empire Earth. Io sono sempre Killer Nerd e oggi, possiamo già passare all'epoca atomica moderna. Portiamoci avanti perché dobbiamo andare più avanti il più in fretta possibile adesso. Dato che dall'epoca 13 potremo, vedere tutti gli edifici nemici, se riusciamo a mandare un satellitino sul loro pianeta. Ok, qui siamo tutto a posto, abbiamo abbastanza granai per avere una produzione di cibo abbastanza veloce. Ci stiamo avanzando verso l'epoca 12, siamo a metà strada. Come possiamo vedere abbiamo molte più unità adesso nella caserma, chiaramente queste andranno migliorate, ma le migliorerò poi. Quasi faccio qualche tiratore scelto, perché sono molto efficaci contro la fanteria. Quando poi li trasformerò in cecchino saranno estremamente efficaci contro la fanteria e dall'epoca 13 spariranno, ed è per questo che tendo a farli ora. Li miglioro subito, vai, facciamo subito anche cecchino, almeno perché hanno il bonus, se non ricordo male, che fanno il danno 12 volte contro la fanteria. Quindi se c'è un attacco 100 fanno 1200 e basta di danno, quindi one shotano praticamente tutti i nemici. Ok, ehi, ma me ne fatti metà, me ne fatti, maledizione, me ne avete fatti la metà, me ne avete fatti immediatamente. Mamma mia, non so perché certe volte i cittadini lasciano indietro delle produzioni. Io le metto ma loro le saltano, maledetti. Mettiamo anche qua e andiamo a vedere qui. Perfetto, come ne hanno fatti quello in mezzo sottoterra, però vabbè, lasciamo stare. Eccoli qua, mancano questi e questo, anche se è raro che mi attacchino a questa parte, ma se arrivano con una portella spaziale rischiano di distruggermi tutto. Ok, poi mettiamo chiaramente qualche altro cannoncino perché serviranno immediatamente di più di quelli che ce l'ho messi. Okay. Questo è poco ma sicuro. Immediatamente. Ok, mettiamo qualche un altro particolare lungo questa zona, perché qui c'è trovato scemo, ma attacca frontalmente. Immediatamente. Come dire, un nemico astuto colpisce nel punto dove ti senti più sicuro. Questa è una regola basilare della guerra, si sa. Sì, anche la guerra ha delle regole. Anche in guerra ci sono delle regole da rispettare. Ciò vuol dire strategia. Regole della guerra sono altro che le regole della strategia. Colpire il nemico dove si sente più sicuro lo spaventerà, gli butterà giù il morale e sarà più facile sconfiggerlo. Questa è una regola basilare della guerra, cari miei. Ok, allora continuiamo con il miglioramento della produzione di risorse. Siamo all'età atomica moderna, ovvero la post bellica, cioè quella successiva alle guerre mondiali, cioè quella che era in corso quando è uscito il gioco. Ormai siamo passati alla nuova epoca, che è quella digitale, a tempi d'oggi, quindi è la prossima epoca. Allora, prendiamo due cittadini, che qui gli altri due, tre è uguale, sono occupati, e costruiamo ben due fabbriche di carri armati. Ne mettiamo una qui e una qui. Okay. E mi metto i cittadini qua. Se poi li ributto qui, dove erano? Qui al ferro, perfetto. Ok. Miglioriamo gli aeroplani, così vedrete come sono fatti. Che verranno fuori i caccia, proprio quelli cazzuti dei tempi moderni. E non i P40 o P50 come c'erano nella seconda guerra mondiale. Anche se il P40 è un bel caccia, insomma. Ora per primi miglioreranno i bombardieri, eccoli qua. Questo qua si faccia pure il nucleare, come del P29 che dovrebbe diventare il B52 se non ricordo male.
Ok, ah, ecco, le fabbriche armate sono pronte. E ok, anche voi altri avete finito la struttura vicina. Perché i cittadini, se costruiscono due strutture, indici costruire queste due, ma ce n'è una non costruita qui, allora costruiscono. Il bombardiere è migliorato ed è diventato il famoso B2, come potete vedere. Posso aiutare? Sì, la grafica è un pochino scarsa, però dai. Immediatamente. Quello che piace in questo gioco non è proprio la grafica, il potenziale di questo gioco. È il gameplay e la... insomma... mi piace, punto. Ok. Dovrebbe essere stato migliorato... sì, il bombardiere nucleare è stato migliorato, che è diventato il B-52. E il caccia anticarro, che è diventato la 10. Voglio, ci sono gli elicotteri. Quasi quasi proviamo a fare qualche elicotterino. Il Sea King non lo faccio neanche, che quello per le navi, qui acqua non ce n'è. Ok, allora. Guardi, siete lì, bene, lo illumino da qua. Guardi, state finendo la costruzione. Qui come punto siamo? Manca cibo. Insomma, siamo vicini. Come avete visto, abbiamo fatto 7000 in 448. Ah, manca l'oro. Maledizione. Hanno usato molto per fare i cannoni qua. Quindi ora devo aspettare che mi producano l'oro. Che chiede 68 di legno e 68 d'oro. Ah, sì, perché il greco sembra 80 e 100, se non ricordo male. Quindi per il bonus commesso mi hanno ridotto il costo. Ma adesso devo recuperare dell'altro oro. Non ci dovrebbe volere molto tempo. Ok. Avendo... no, te che fai? Torna lì. Immediatamente. Ok, vediamo un po'. Cittadini attivi non ne ho. Bene. Vediamo un po' cosa risponde se gli mando un messaggino. No, ho cliccato qui e mi ha messo... ma va va. Vabbè. Tutte volte ti risponde il computer quando metti il segnalino. Ok, allora. Ma soprattutto ti risponde quando costruisce le meraviglie. Il nemico dice ti distruggerò quella bella cosa che chiami meraviglia. Quell'errore che chiami meraviglia, ti dice. Eccoli qua. I nostri cecchini. Hanno 60 d'attacco, ma moltiplicato per 12 contro l'unità di fanteria. Considerate quanto fa. Sì, signore. Bene. Quasi quasi ne facciamo qualcun altro. Oro, chiede d'oro, è qui che l'ho consumato molto. Bene, bene, come ne chiede tanto d'oro. Le roga ne bastano. Sì, signore. 8. Sono 10 precisi precisi, guarda. Sì, signore. Ne ha fatte 2. Allora, cominciamo a migliorare un po' l'unità. E qui cose serviranno, che rimarranno le solide, quindi possiamo tranquillamente migliorarle così. Ah, c'ho ancora i viveri da. Dell'inizio qui. Ok, dovevamo arrivare a quanto oro? A 3500. Beh, ci stiamo avvicinando poco a poco, stiamo avvicinando. Ok. Scusate, di mettere un cronometro. Ok. Continuiamo a raccogliere risorse, che sono quelle che serviranno più di tutte. Veramente le risorse sono le basi di questo gioco. Immediatamente. Oh, abbiamo anche gli elicotteri, visto? Allora. Ok. Raccogli qua il legno. Mettiamo le punte a caso. Eccoli, guarda un po', gli dicevo che mi trovavo in caccia. Visto, è venuto un F-15 ed è venuto, come si chiamava? Sì, sì. Ah sì, giusto, l'F-117, anche se non ci assomiglia molto, qui nel gioco. Però dai, perché ha le ali molto più strette, molto più affusolato, non è tanto così tanto largo nella realtà, però dai. Sì, comandante, affermati. Ti assomiglia. Mandiamo gli elicotteri in pattuglia, sono l'unica unità, le uniche unità aeree che possono pattugliare, gli aeroplani non possono. Sì, possono solo esplorare. Sì, signore. La pattuglia vedi che gira intorno alle strutture più lontane che hai costruito rispetto al municipio. Quindi se le strutture più lontane sono delle torri, hai messo delle torri a forma di un semicerchio per difenderti, bene, loro sorvolano le torri e girano passando da una torre a quell'altra. Sorvolano qualsiasi tipo di struttura
più lontana che tu hai costruito rispetto al municipio centrale da dove sei partito, quindi è una opzione molto molto utile. In questo caso sono le mura, quindi mi girano intorno al confine del pianeta. Invece le avessi costruite qui, loro mi giravano nel punto più vicino rispetto ad adesso, quindi è una delle opzioni più utili. Ok, poi dovrò costruire, sì, in fondo potete dovrò costruire, ma forse non serve vista la quantità di soldati che farò presto, ma questione di giocare al mattino della prima guerra mondiale che devo ancora migliorare. Chiede il ferro, chiede il cibo, bene, miglioriamo. Ok, abbiamo visto sbloccare in questo istante l'epoca 13 e passiamo all'epoca 13, l'epoca digitale, dove anche qui cambierà probabilmente tutto, cambierà aeroporto, fabbriche, fortezze, mura che devo migliorare dal municipio, da un centro cittadino, l'antiere non saranno cannoni ma saranno lanciamissili, i municipi, i cittadini ancora no, i granai cambieranno se non ricordo male, sì, cambieranno, e le caserme cambieranno praticamente tutto. Ok, siamo a metà percorso, c'ho ancora un boschettiere, figuriamoci, devo migliorarli tutti. Questo è il medico dell'epoca 10 che resta fino alla 12 e ora dopo cambia anche quello, quindi ci saranno molti più unità. Incursione, il cursore cambierà, diventerà, cambierà il bazooka, quindi il mortaio cambierà, non mi ricordo bene, comunque qualcosa cambia. Infatti molti sono spariti, infatti come vedete i cecchini sono scomparsi, è rimasto l'incursore, il medico che miglioriamo, il mortaio pesante, il bazooka è sparito, il granatiere che è in miglioramento, diventerà soldatino della prima guerra mondiale, e abbiamo il nostro bel biru biru, abbiamo, come lo chiamo io, il satellite spia, che è questo che ci permette di spiare, praticamente, come dice il nome, il pianeta nemico, di sapere a che punto è arrivato. Eccolo là, è pronto. E poi abbiamo anche i robot adesso. Li farò dopo. Ora intanto spediamo il nostro bel satellitino vicino al pianeta nemico. La visione qua. Così se c'è qualcosa qui sul confine posso vederlo senza che loro mi attacchino. Così intanto fa il percorso. Poi quando è arrivato là lo seguiamo molto più attentamente. Abbiamo 10.000 di cibo, abbiamo una quantità assurda di cibo, e certamente non c'è un limite di risorse, quindi possiamo arrivare anche al 1.000.000 senza tantissimi problemi. Ok, abbiamo già sbloccato l'accesso all'età nanotecnologica, che serve a 3.630 di oro che ci mancano. Sì, ci mancano. Ok, vai lì. Eccolo qua il nostro bel satellitino che è arrivato a destinazione. Sembra che sia sopra il pianeta, ma non lo è, perché è molto alto. Lo potete vedere, il satellite è qui, ma l'ombra è qua. Ok, vediamo un po'. A che punto saranno? Io adesso posso spiarli. Oh, boia, sono all'età atomica anche loro. Hanno buttato giù qualcosa però, si vede dalle rovine. Quindi è bene che mi sbrighi. Allora, da dire che ci siamo, facciamo una bella basilotta missilistica, quanto chiede. 1700 di legno, perfetto. Vai, fammela qua. Ok. Oppure nascosta almeno. Non si vede. Bene, fanno presto a costruirla questa, non c'è che dire. So che i missili sono molto costosi. 1000 di oro e 1000 di ferro, e ora l'oro però mi serve per qualcos'altro, quindi è bene che aspettano. Eccolo là il cannone anticarro,
Cioè non ti carico 57 mm. Poi c'è la bomba alta che diventerà l'artiglieria e questo diventerà l'obice. Basilico. Basilico. Non quello che si mette sulla pasta, è un cannone. Ok. Il percussore dell'obice era il basilico, infatti. Ok, Barwi. Possiamo subito migliorare anche gli aeroplani che miglioriamo. Teo, miglioriamo di tanto gli elicotteri che ci aumentano un sacco l'attacco quando costruiremo una base sul nuovo pianeta. Ok, so a che livello sono, quindi torniamo indietro e riposizioniamo qua il satellite così non me lo possono attaccare. Ok, finché non avranno le navi spaziali non potranno attaccare. Serpentina, vai, rimigliora un'altra volta anche voi. Ora anche il cannone antiaereo qua si è scivolato, migliorerà diventando quasi un obbrobrio. Una delle unità che non mi piace è proprio quella, il cannone antiaereo delle epoche avanzate. Ok, ci manca ancora un bel po' d'oro, un bel po' d'oro. Ok, allora vediamo un po' poi, qui stanno trasportando, perché devo andare? Ma prossima 6, vai, qua, allora, qui è il ferro, depositate, eccolo qua, guarda adesso che roba che è. Il 122 ha chiamato, però non è che sia pure questo granché come aeroplano, eh? Questo assomiglia a quel dimostratore tecnologico russo che ora non mi ricordo come si chiama. Quasi quasi, vediamo un po', perché è oro e ferro, fanculo, oro e ferro, oro e ferro, oro e ferro. Non chiedermi cosa che richiedessero l'oro per poter essere costruiti. Ok, ora il ferro, ora il ferro, eliminiamo questo, fermiamo questo, che chiedeva oro, sì, perfetto, abbiamo recuperato un po' d'oro fermando le ricerche, che così siamo molto più vicini a poterlo fare. Oh, ok, in attesa. Allora, quanto manca? Posso aiutare? Manca ancora qualcosina, circa 200 unità d'oro, ma dovremmo fare abbastanza in fretta a producere. Eccole qua, cannone antiaereo, cannone si va, torre missilistica della età 13, diventano così. Una però che non mi piace è il cannone antiaereo prodotto qua, non è che mi cambi questo granché, eh. Ok, no, anzi no, cosa chiede? Cibo e ferro, allora fallo. Ok, allora 3700. Ok, possiamo passare all'epoca nanotecnologica. Qui cambieranno i cittadini, non saranno più umani ma diventeranno della specie di robot. Ok, il fantaccino soldato della prima guerra mondiale adesso diventerà il Marines, se non ricordo male. Ok, un po', si stavano accumulando qui davanti, perché forse avevano visto il satellite. Ok, come abbiamo visto è migliorato anche il granaio. Ok, ok. Perfetto, ci siamo quasi, ma qual è? Centro cittadino e a questo qua. Bene, 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 ci stiamo avvicinando sempre di più. Ok, prendiamo i nostri bei cecchini e li mettiamo in pattuglia, tanto questo pianeta non corrono rischi. Non vorrei perderli comunque,
perché se li poi li uso quando avrò il teletrasporto all'epoca 15, eccolo, lì sono passati all'epoca nanotecnologica, possiamo vedere i cittadini sono diventati dei robot. Ok, dicevo, quando arrivo all'epoca 15 avrò il teletrasporto, potrò inviarne un paio proprio nel mezzo e fa poi una gran quantità di unità nemiche di fanteria. Vieni qua. Bene, 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 bene. Costruiamo. Uno, due di questi. E... sì, due di questi. Che dopo, siccome non servirà più costruire, tanto vai e costruisco tutto ora. Un cittadino, vieni qua. Voglio fare una cosa. Se due edifici di tipo diverso funzionano, perché non me lo ricordo. Allora, te manipolazione atomica, te miniere profonde. Ok, sì, funziona. Ora posso passare all'epoca spaziale, all'epoca 15. Appena avrò chiaramente l'oro, manca sempre l'oro. Ok, dici quello doppio perché mi serve. Va bene, dai. Dopo aver finito qui, mi producete quello lì sopra. Beh, ci sta già andando te? No. Vai di qua. Ok. Ci siamo. Ecco qua. Ma il migliore le mura fa una piccola laggata perché è normale del resto. Il gioco deve caricare questo. Non è proprio per via del computer, è per via del gioco. Ok. Voi altri tornate al legno. E mi sa che di vuoti non ce n'è più tanto bisogno, se non nella prossima epoca, quando servirà di fare il teletrasporto, il porto spaziale, eccetera eccetera. Ok, miglioriamo un po' l'attacco e un po' la portata, un altro po' l'attacco, un altro po' la portata, anzi lo miglioro dopo perché mi sta funzionando oro, non lo rendere in mente. Dopo il mio oro e la portata. Perfetto, ci siamo ancora. Ho avuto un piccolo problema, mi ha crashato Fraps. Fortuna me ne sono accorto dopo pochissimi secondi che era crashato. Ok, allora. Siamo a 3700, serve 3900, noi ci siamo quasi, dai, possiamo depositare questi. Ok, perfetto, e siamo a 3866. 3866, ok, eccolo qua, 3974 dovrebbe bastare. Ok, perfetto, basta. Quest'epoca migliora soltanto il municipio, è soltanto quella che cambia. Gente cittadina resta uguale. Cambia un municipio e diventa veramente figo. Posso dire con tutta sicurezza. Tutta sicurezza del municipio diventa veramente figo. Questo non so che cazzo possa essere, un buon fungo che non è che sia questo granché il municipio della digitale della tecnologica, eh? Ok, ah ecco, il Marines abbiamo. Marines, vabbè, al plurale. Non miglioriamo. Ok, vediamo un po'. Possiamo chiaramente dopo attaccare qua. Dopo costruito subito un bel teletrasporto. E attacchiamo. Ok. Vediamo un po'. Ok, ho detto un po' presto, però dai, ci stiamo quasi. Ora vi aspetto qua, così vedrete che il municipio cambia. Sempre quasi proprio il casaliere da quel momento lì. Bene. Eccolo qua. Detto abbastanza figo, eh. Bello alto, bello grosso. Guardando da sotto. Sì, cazzo. Eccolo qua. Sembra un po' di quelle strutture futuristiche, spaziali,
parte dalla Terra, la Terra arriva fino nello spazio. Come se fosse una struttura che attraversa l'intera atmosfera e la parte in cima fosse forse nello spazio e la parte intera fosse sul terreno. Bene, miglioriamo le mura, che non saranno più muri di cemento, ok? Quindi saranno muri di energia. Anche qui in questo momento sta, non sembra, ma sembra sia tutto metallo, cosa a vederlo, ma in realtà è cemento, possiamo vedere dalle crepe. Le mura stanno migliorando e ora passeranno a mura di energia, visto? Mura di energia, campo di forza. Ok, abbiamo il teletrasporto, eccolo qui, ve lo mettiamo qua. Ora abbiamo sbloccato questo, una batteria antimissilistica. Visto che siamo contro la Roma bizantina, non ci serve un Kaiser. Per questo qui intercetta i missili che lancia da qui. E questo ce l'ha la nuova Russia, insomma. E se lui ha scelto la Roma bizantina, non sa che l'unità era dell'epoca 5 massimo. Ok, possiamo vedere, adesso c'è lo Skyler che è disattivato perché deve prima arrivare al 100 di energia. Ora, però, serve ricostruire anche il porto spaziale che avevamo detto che l'avremmo fatto qua. Quindi mettiamo uno qui e uno qua. E facciamo due. Più una torretta qua. Una torretta qui. E una torretta qui. E una qui. Ok. Servirà per proteggere i porti spaziali da eventuali attacchi. Cioè, se non sblocco il portello è difficile che possano passare. Cazzo fai? Ah, ecco. Ok. Abbiamo anche i caccia interplanetari. Ora facciamo qualche caccino. E miglioriamo questi caccia qui e sì, anche gli elicotteri. Magari li carichiamo sopra il teletrasporto, quindi qualche elicotterino. Mettiamo anche due elicotteri, vai. Tanto vanno a finire tutti qua, poi li spedisco dopo. Eccoli qua, ecco qui di caccia. Preparare le armi. Vai, partite subito. Ma con 100? Dove pensate di arrivare? Devo aumentare un po' in. Qua attacco. Qua portata. Qua attacco. Vai. Spero che almeno metà la facciate. Ok, hanno preparato porti spaziali, ho già fatto tutto, boia. Costruite quello. Ok, prepariamoci subito. Un ammiraglia costa tanto, di oro non ne ho. Oro e ferro. Mi sa che riesco a farne una sola di porti aerei spaziali. Siamo a corte di oro. Ok. Ti migliora un po' la portata. Così voltata è chiaramente la distanza a cui spara. Se te spari prima il tuo nemico ha più possibilità di vincere. Ok, disattiva tutto per ora, metti fuori bombardieri qua, vabbè, e questi qua bombardieri ed elicotteri vanno su questo, mentre caccia, beh, su quest'altro, e li metto lì. E questa distanza già tornando indietro. Oh, me ne ho fatti due, beh, perfetto. Sì, signore. Vai lì. E costruisci qualche caccino. Sì, i cacci li costruiscono direttamente i poteri. Cabina di pilotaggio per i sistemi operativi. Come sono fatte dentro? Sì, signore. Se riesco a mettere in questa direzione. Tutti i sistemi operativi. Ecco ahí. La bellina è fatta dentro. Niente che una specie di hot dog con una parte che gira fuori. Come potete vedere adesso ho due vite, perché una è la nave e l'altra è... Oh, è passato di erba. Dai su, distruggi. Beh,
tanto poco per buttarli giù, eh. Ok, il trasporto dovrebbe essere quasi carico, perfetto. Miglioriamo, facciamo qualche carrino, o li miglioriamo. Ma prima miglioriamo, facciamo qualche carro, vai. Pronti, signore. Dovrebbe salire in teoria. No, non sale. Allora, porti, vai a pattugliare. In attesa. Anche te, vai a pattugliare. Ok, abbiamo già attaccato un po' pure il nemico, questi due li eliminati da solo. Allora che ci siamo, quasi quasi, cioè facciamo un missilotto. Vabbè, sta costruendo, bene. E lo tiro qua. Lo tiro qui. Questo è il municipio iniziale, va un po'. Non ha costruito moltissimo, tutto sommato, eh. È pronto. Perfetto, vai lì. Qua partito. Non è partito. No. Perché non parte? Va bene, vediamo un po'. Forse perché deve essere illuminato. Ok, quando arriva a caccia allora facciamo partire il missile. Ecco qua, è partito. Il missile è molto veloce, eccolo lì, come va? Adesso faccio così, aspetta qua, non si caccia faccio. Ma il missile sta arrivando, ha una velocità assurda, non possiamo vedere. Ma non dovrebbero esserci cannoni che... Boom! Adesso dovrebbe arrivare caccia e si dovrebbe vedere. Il missile è esploso, ecco qua, sarà comunque tanto. Ok, vediamo a poche punto siamo con i carri armati. Bene, sono pronti. In attesa di ordini. Caricate. Questo è molto robusto, dei bei carri. Ok, li prendiamo e li mettiamo. Qui sono delle torri. Quindi io li vado a mettere qui. C'è ancora l'unità di missili, boia. Attacca, attacca. Non mi migliori così. Non mi migliori così. Poi la guida. Ok. Mi sto distruggendo il mio peso da che hai, eh. Ah, poi è il bombardiere. State lì. Distruggete la caserma. No, niente. Con gli stinti esplosi non mi sento questi poccari qui, ma erano una di queste ossette, mi fate tante idee, quanti danni li ho fatti con 7 carri armati. Ok, facciamo tutti i calci che riusciamo a fare e l'attacco definitivo lo vedrete nel prossimo episodio. Ciao a tutti.